Mia mia ragazzi, io sono Ia Giselle, benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi, come vi ricorderete, da oggi in poi ci saranno 4 giorni in cui parleremo effettivamente di Flame accaduti in questi giorni. Qualcuno ieri mi ha suggerito nei commenti, questa serie la chiameremo Gaia Flamel. Per cui siete pronti e iniziamo. Allora, oggi partiamo con un Flame che si è appunto scatenato recentemente su una fiera che si sta per svolgere a breve, diciamo nei prossimi giorni. Cos'è successo? Cosa ha scatenato il Flame? Ovvero la presenza di quest'ospite, di cui non faremo il nome per ovvi motivi, che ha letteralmente scatenato il putiferio. Come tutti sappiamo, chi è conosciuto solo in quest'ospite è letteralmente la persona più odiata nel mondo del cosplay italiano. E la cosa che a me stupisce ancora è perché se una persona, per quanto grande possa essere il suo pubblico, per quanto sia un buon influencer, se il pubblico, il tuo pubblico di riferimento, il tuo target ti odia, non vuole avere niente a che fare con te, perché viene ancora chiamata? E la cosa, diciamo, un attimo spiegata da quel meccanismo che viene chiamato, che anche se è cattiva pubblicità va sempre bene, perché si tratta di pubblicità, si tratta di far sentire il tuo nome, si tratta di una cassa di risonanza molto ampia. E in effetti questa cosa ha aiutato la fiera, perché penso che fino a una settimana fa praticamente nessuno conoscesse la fiera di per sé, nessuno avesse avuto mai pensato di andare, e con l'annuncio di lei come ospite tutto il cosplay italiano è venuto a conoscenza della fiera, dove si trova, quando, come, perché. La cosa però che io non capisco è questa. Ok, hai avuto una grandissima risonanza perché tutta Italia sa che c'è questa fiera ora, ma la vedo anche dall'altro lato. In quanti ti hanno detto che non ci vogliono venire, che gli fa schifo e che la vogliono boicottare? Perché non solo le persone che prima non sapevano dell'esistenza della fiera la vogliono boicottare, ma anche quelle che ci sarebbero andate a prescindere ora non vogliono più andarci. E la cosa è stata che comunque ho avuto modo di parlare con gente che sta dentro l'organizzazione e le lamentele sono state tipo infinite. La cosa che mi chiedo è: perché diamine un'azienda deve andare a chiamare un personaggio che sai benissimo che viene odiato dal tuo target? Perché? Perché ti fa macello, casino, e quindi tutti ti conoscono? Sì, ma ti vedono sotto forma negativa. Posso anche capire, ok, c'è la fiera cosplay, lei non è direttamente l'ospite della fiera cosplay, ma della fiera dell'elettronica, però diciamo che è come se facciamo un raduno cristiano alla festa di San Giovanni Bosco, c'è il punto del panino con la porchetta e la rappresentante del panino con la porchetta è Sasha Grey. Capisci che poi c'hai tutta la gente cristianissima che ti fa un culo tanto perché hai chiamato una porno diva al raduno della porchetta, che però è contenuto dentro un raduno cristiano? Con questo non voglio accomunare la persona con Sasha Grey, un attimo per far capire il paradosso. Capisco che tu abbia creato hype, creato macello, creato flame e quindi hai creato una cassa di risonanza pazzesca, ma dall'altro lato hai letteralmente la gente che deve venire a pagarti il biglietto che gli dice: no, se c'è lei io me ne sto a casa mia o vado da un'altra parte a pagare il biglietto, perché mi fa schifo quella persona, perché non mi piace, non la voglio appoggiare, non la voglio supportare, e quindi faccio sentire il mio disappunto andandomene da un'altra parte. Questa è una cosa praticamente, secondo me, giustissima, però quello che io non capisco è perché tu, azienda, guardi soltanto i numeri che questa persona ha dietro e non la qualità dei numeri. Perché posso capire che questa persona abbia innumerevoli gente che la segua, ma a confronto di tanti altri cosplayer italiani, influencer italiani, youtuber italiani, la qualità dei suoi numeri è molto bassa. Conosco persone che hanno 20.000 like di meno, ma non ti scatenano un putiferio di gente che ti dice vaffanculo, io non ci vengo più, piuttosto che scatenare un po' di reazione del pubblico favorevole, di gente che ci va per vederla. Non so che in Italia comunque non ci sono
tanti cosplayer del calibro di Kamui, del calibro di Jessica Liu, che comunque ti smuovono interi paesi verso la tua fiera. Ma comunque abbiamo dei buoni cosplayer, dei buoni rappresentanti, non c'è bisogno di andare a scavare il rutto nel becero nell'ignorante solo perché ha 100.000 like in più. Capisco che i numeri facciano gola e ti postano magari un po' queste foto un po' più provocanti, invogliare la gente a venire, in che senso ancora non l'ho ben capito. Io sono del punto di vista che preferisco, parlando proprio davvero come un'azienda, preferirei avere una persona pulita, nel senso non volgare, non che si trascina dietro seguiti, cose veramente brutte, perché effettivamente se vai a scavare su questa persona, trovare del bene è difficile, ma molto difficile. La cosa che mi chiedo è, a fronte di una persona che ti smuove, ok, tanta gente, con dei certi numeri e quindi un certo cachet, perché non andare a prendere magari più persone che chiedono meno di cachet, ma che comunque ti portano insieme, ti portano lo stesso quantitativo di gente, senza però avere tutti quei risvolti negativi che possono essere flame, boicottaggi, gente che ti insulta, gente che ti manda a cagare, gente che ti dice che non sai fare il tuo lavoro e tutte queste cose. Questa cosa io dall'azienda non l'ho capita, anche perché comunque dico, ho studiato marketing, ho studiato pubblicità, cioè tutte queste cose, e davvero non capisco come in Italia siamo ancora al punto di ha tanti like quindi è valida, piuttosto che andare effettivamente a fare una ricerca di mercato, a fare proprio un sondaggio tra la gente, tra quello che è il tuo target, per capire effettivamente se questo è un buon influencer, se è un buon investimento, perché poi ti ritrovi seriamente con quello che è la persona a cui dovresti vendere il personaggio, vendere la sua presenza e tutto, che ti fa due grandissime dita medie e ti manda a fanculo perché questa persona gliene batte la minchia, perché la detesta, i like o non si sa bene da dove siano arrivati, o sono arrivati da persone a cui non gli interesserebbe mai il tuo prodotto perché gli interessano solo le tette e il culo. Capisci che forse non è adatto a questo tipo di vendita, a questo tipo di rappresentante, non so, capiamoci un attimo, ma capisci che fare il personaggio pubblico in una fiera dove la gente ti manda a fanculo, già tanto se non ti tira dietro un nuovo marcio in testa, capisci che qualcosa non va? C'è un problema sostanziale di fondo. Che va bene tutto il flame, ok, sei figo, la gente ti dà attenzione, ma l'attenzione negativa effettivamente dove ti porta? Quando le aziende capiranno che tanti like non equivalgono a un buon prodotto, una buona persona a cui affidare il proprio marchio, inizieranno magari a scavare un po' più a fondo, a capire che forse è meglio sondare il terreno, fare un pochino di indagine. Potrai avere anche tanta attenzione negativa, ma se poi effettivamente nessuno vuol più avere a che fare con te, puoi anche avere 3 miliardi di like, ma se fai schifo alle persone, fai schifo. No.